Natale Insieme 2018, una iniziativa che vuole animare, vuole rendere vive le vie cittadine di Taranto. Alcuni giorni dedicati appunto all'animazione per strada, coinvolte le vie via Cesare Battisti e poi via Liguria, il borgo Umbertino e quindi via d'Aquino e via di Palma, la borgata di Talzano. Una iniziativa sotto il patrocinio della Camera di Commercio di Taranto, del Comune di Taranto, una iniziativa voluta dalle seguenti organizzazioni di categoria: Confartigianato, Confesercenti, Confcooperative, Confagricoltura, CNA, UPALAP, Confapi, CLAI, UNSIC e Copagri. Un modo per vivere diversamente il Natale, un modo per far sì che questo clima possa davvero pervadere gli animi. E queste figure di animazione fanno sorridere, fanno gioire certamente i più piccoli, ma danno anche così un senso di serenità ai più grandi. È Natale e bisogna così cercare di tralasciare i cattivi pensieri e farsi prendere dalla immagine coinvolgente di Natale Insieme 2018. Acrobati, trampolieri, spettacoli di bolle, evviva il divertimento! Partiamo! Main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe, BCC Banca di Taranto, Interfidi e Lucania Fidi. Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Natale Insieme 2018, cosa significa, cosa rappresenta per questa città? Beh, innanzitutto mi preme sottolineare ed evidenziare che forse per la prima volta in questo territorio c'è stata la sinergia di ben 10 associazioni che hanno deciso di mettersi insieme per creare degli eventi che devono essere a supporto del Natale tarantino. Il problema è ovviamente un po' più serio, nel senso che ci troviamo in questi giorni a vedere, a leggere un po' le classifiche, no? Che ci trovano e vedono questa città fanalino di coda, piuttosto in basso, e questa è una cosa molto preoccupante. Quindi credo che passate queste feste ci si deve davvero rimboccare le maniche tutti e collaborare e parlarci, perché noi dobbiamo essere di supporto alle istituzioni, le istituzioni devono essere di supporto a noi, dobbiamo fare tutti in modo di scalare un po' queste classifiche, perché gli affari non vanno bene, le imprese stanno soffrendo, e se soffrono le imprese ovviamente i posti di lavoro vengono a mancare, i cittadini non spendono, è una catena che ci sta portando un po' a soffrire. Per ora però insieme, Natale Insieme 2018. Insieme deve essere la parola che deve regnare da oggi in poi, cioè è inutile soffermarsi su personalismi, che non portano da nessuna parte, sia la politica che i corpi intermedi devono dialogare, devono parlare, soprattutto devono mettersi insieme passo dopo passo e creare le condizioni affinché questo territorio possa davvero emergere da situazioni che noi sappiamo sono piuttosto difficili. E poi comunque colgo l'occasione, mi permetto di farlo a nome di tutto il parterre delle associazioni, degli enti che ci hanno collaborato, anzi innanzitutto di ringraziare la Camera di Commercio nel nome del Presidente, della Giunta, il Comune di Taranto, il Sindaco e la Giunta, insomma che giungano ai cittadini e alle imprese gli auguri di veramente un Santo Natale da fare a casa tranquilli e sereni, e per poi cominciare l'anno con il piede giusto. Con il piede giusto, grazie. Voi avete un compito fondamentale, sono infatti con uno degli artisti, quel compito di far sorridere chi vi guarda e far sorridere Taranto. Come sta andando, le vostre sensazioni, la risposta della gente? La gente è molto, nonostante il freddo diciamo meteorologico, la gente è molto calda e quindi ci accoglie con molto calore, e noi siamo contenti di essere qui. Guardi, una bolla. Senti, live, vogliamo suonare qualcosa? Live. Live. Per Sky. Oh,
E allora scopriamo dalla viva voce dei commercianti l'atmosfera che si respira con Natale Insieme 2018. Certo, la città ha tanti problemi, però è anche bello così sdrammatizzare, vivere il Natale sulla scorta di questa passerella di figure folcloristiche. Sì, è un bene chiaramente che ci siano queste iniziative, almeno per ravvivare un po' la città, e anche i cittadini ci chiedono questo. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa appunto per rallegrare un pochettino così. Diciamo che queste iniziative, creando così una certa atmosfera, un certo movimento, queste iniziative possono anche portare dei benefici al commercio, perché le strade risultano animate. Beh sì, anche questo è vero, anche perché ormai i cittadini, per passare una serata un tantino diversa dal solito, cercano altre vie, tipo andare ai centri commerciali. Noi cerchiamo, ripeto, con queste iniziative di tenerli qui da noi. E allora, girando lungo via Cesare Battisti, eccoci una storica attività, quella di Bitetti. Beh, insomma, una bella iniziativa. Le strade si rianimano. Si rianimano ed è quello di cui c'è bisogno, dato che ormai la gente è indirizzata verso questi grandi centri commerciali. Facciamo ritornare la gente in città, tra le vie, tra le strade, perché è una delle cose più belle del Natale sicuramente, ed è il miglior modo di viverlo secondo me questo Natale. Il Natale è fatto di piccole cose, di gioie, di sensazioni, di divertimenti per i bambini. Ormai si è perso questo spirito casereccio del Natale, stiamo cercando di riviverlo qui questa sera. Queste iniziative sicuramente fanno bene proprio a quello che hai appena detto. Abbiamo bisogno di rivalorizzare le strade e queste iniziative fanno bene perché, come ripeto, sono anche forse la cosa migliore per far sorridere i bambini. E farli sorridere nella propria città è forse sicuramente la cosa migliore. Che se ne ripresentino altre, ben venga di queste iniziative, noi siamo sempre pronti a sostenerle. E viva Taranto e buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Arrivederci e buon Natale. Un bar storico di Taranto, Melucci, via Cesare Battisti. Beh, il vostro stato d'animo, che aria tira? Beh, sicuramente molto stanchi perché sono giorni dedicati completamente al lavoro, però comunque riusciamo a percepire quest'area natalizia in maniera più approfondita grazie a queste iniziative. Ecco, vedere coinvolti più piccoli e più grandi è una cosa bella. Sicuramente, e io penso che dovremmo puntare proprio su quello, e se non il Natale come buona occasione per insomma dare valore a questa zona che è Cesare Battisti. Beh, scorre il divertimento lungo via Cesare Battisti e ora siamo presso Galdex Tendaggi. Signora, il suo pensiero. Beh, è una cosa bella, nuova, diciamo, ti dà almeno un po' di allegria per sembrare un po' di Natale, diciamo che ci voleva. Ci voleva, sì, non c'è quell'atmosfera natalizia. Meno così, vediamo se un po'. Per qualche ora, per un'oretta, i problemi li mettiamo in soffitta. Sì, da parte, li mettiamo e ci godiamo questo divertimento, questa bellezza, diciamo, tarantina, come si vuol dire. Buon Natale. Grazie, lo stesso anche a voi. Salve. Veronica Favale, in rappresentanza della società che ha curato l'organizzazione degli eventi di questa sera. Un bel riscontro, un riscontro molto positivo. Giovani, meno giovani, stanno rivivendo il Natale secondo il suo vero spirito, quello del divertimento, non il consumismo forzato, ma il Natale che fa riflettere e ci fa tornare bambini, e questo è il leitmotiv su cui sto molto insistendo questa sera. Infatti non per niente, come dire, lo slogan, anzi partiamo da quello che è l'identità di questo progetto, che appunto si chiama Natale Insieme 2018 Taranto. Questa è una cosa molto importante, abbiamo sposato come agenzia di marketing
marketing che ha coadiuvato tutte le associazioni nell'organizzazione di questi eventi, abbiamo sposato quello che è l'obiettivo di queste associazioni, ovvero quella della condivisione. Da questo parte lo slogan di questo progetto, di questa serie di eventi, ovvero la condivisione riporta il senso della favola e della magia in città. Bene, una gelateria, il sorriso del Natale. Almeno una cosa bella in questa città finalmente, no? Rianimiamo un poco queste vie un poco morte, tra virgolette. Si torna bambini. Sì, soprattutto con questi spettacoli, certo, come no? Si ritornano i momenti dell'infanzia, no? Il sapore antico del Natale. Un po' se vogliamo, eh? Però dai. Questa sera cerchiamo di riconquistarli. Ma non solo questa sera, dobbiamo cercare di riconquistarli sempre. Abbiamo ascoltato alcune rappresentanti di attività commerciali, di negozi presenti qui in via Cesare Battisti, ma è anche giusto ascoltare e tastare il polso proprio dei cittadini, di chi evidentemente guarda questo spettacolo e rimane così appassionato, si fa prendere. Ma intanto davanti a me c'ho un bell'orso, un orso che vuol dire qualcosa? Miele. Niente, beh, buon Natale lo diciamo? Buon Natale, buon Natale. Camminando per la città questo clima dà un po' di serenità, di gioia. Assolutamente sì, benvengano queste iniziative e queste manifestazioni natalizie per tutta la città. Signora, queste manifestazioni fanno sorridere? Sì, molto, molto, molto bello. Lei lo vive il Natale? Molto, sì, sì, certo. Troviamo dei ragazzi, dei più giovani. Sì. Beh, queste iniziative vi piacciono? Almeno dopo un po' di tempo si fa qualcosa. In effetti, tu dici, queste strade spesso buie senza iniziative ora prendono fiato. Sì, sì. Come lo vivi il Natale? Con i miei... No, no, dico, questa atmosfera ti prende? Sì, a me il Natale è la mia festa preferita perché c'è un'atmosfera molto... Le persone sono tutte molto più dolci, sono più brave. È qualcosa per i giovani. Qualcosa per i ragazzi che stanno in mezzo alla strada e non hanno niente da fare. Ecco, tu dici almeno sì, c'è qualcosa per attirare l'attenzione, no? Per vincere la monotonia. Sennò cioè, devi stare a casa, cioè, pure per i bambini che comunque non fanno niente in questa città, c'è poca roba. Invece queste manifestazioni aiutano. Sì, vabbè, danno pure la felicità del Natale. Queste manifestazioni così rallegrano i cuori. Ma sicuramente, poi per i nostri ragazzi ci voleva proprio. Ciao, sì, sono delle belle iniziative che promuovono il territorio, ci fanno crescere. Un altro passante ci dice la sua. Sono belle iniziative, almeno si vede un po' di movimento, si sente un po' il Natale, ecco, fino ad oggi non si sentiva niente. Cioè a noi ci piace. Grazie. Il signor Passariello, una figura storica dell'artigianato nel settore della fotografia, beh, queste manifestazioni ci aprono il cuore, ci fanno sorridere, è un modo per rivitalizzare Taranto. Beh, ben vengono queste cose qui, stasera ci voleva, perché qui c'è un mortorio e abbiamo bisogno di movimento, purtroppo. Lei in tanti anni di esperienza ne ha viste tante. E quindi ripetendo queste iniziative più volte nel corso dell'anno il territorio trarrebbe dei benefici. Sì, senz'altro, anche perché in questo momento abbiamo bisogno di queste cose, perché come lei ben sa la politica, tutte le cose vanno male. Noi abbiamo un periodo nero perché c'è la tecnologia che ci ha portato un pochettino nei problemi e spero che queste cose cambino. Devono cambiare. Ho avuto modo anche di dirlo, si è perso il sapore del Natale, quello casereccio, quello di stare, quello tradizionale, di stare intorno a un tavolo, di giocare magari alla tombola con i ceci e con i pezzetti come di mandarino. Con mandarine volta. Che si mettevano sui numeri. E così invece si respira no, un'aria casereccia, genuina. Adesso ero qui, una signora in passata non era di Taranto, mi ha detto ma scusi che cosa, perché hanno fatto questo? E dico per far rivivere la città, erano momenti nel periodo natalizio, e effettivamente fanno qualcosa. Abbiamo visto alcune signore, alcune mamme con i bambini, prese, anche le nonne, no? Bravo, prese proprio dalla passione. Bravi, bravi, bravi.
sono contenta che state facendo un poco di allegria, vi ringrazio, una cosa bella. Signora, l'abbiamo vista con i più piccoli. Tornare bambine, una cosa bella. Bellissimo, bellissimo, sì, loro si sono divertiti tantissimo. Ti è piaciuto? Sì. Non abbiate paura, venite. Ora cosa vi aspettate da Babbo Natale? Tanti regali. No, io sono giornalista, loro stanno organizzando, ma si sono ripromessi di farlo più volte nel corso del... Bravo. Una cosa allegra, tanto che stai in muro proprio, mo parliamo proprio tarantini. Innanzitutto per i giovani, di aiutare. Dai, forza che bello, dai. Lavorare molto, questi giovani. Siamo qua, abbiamo visto e sono scesa a vedere le cose bellissime. Che vanno su e giù per tutte le cose non hanno... Stupenda. Bravi, bravi. In mezzo alla strada, che le aiutassero. Ah, madonna mia. Buona serata, arrivederci. Antonio Gatto, altra figura storica del commercio. Beh, alcune perle, pillole di saggezza. Questa sera si ritorna bambini. Il Natale di tanti anni fa ritorna così, per flash, attraverso queste immagini estemporanee. Queste manifestazioni, certo. Infatti... Questo è molto bello, a me fa molto piacere, perché comunque basta guardare la gente come allegra, cioè si diverte, gli piace, no? Perciò far tornare un po' la tradizione non farebbe male a nessuno. Perciò lì fuori dare tanti auguri a tutti e che tutto vada bene. Buon Natale, buon anno, buon fine anno per tutti. Ok, ciao. Cisberto Zaccheo, segretario provinciale di USIC Taranto. Beh, un'iniziativa voluta da varie organizzazioni di categoria, tra cui quella che, della quale lei è segretario. Sì, ci siamo ritrovati su un progetto natalizio che ha visto partire da lontano nel 2016 con quattro organizzazioni. Oggi nel 2018 contiamo la presenza di ben 9 associazioni di categoria che insieme agli enti che ricordo Camera di Commercio Comune di Taranto e agli sponsor Interfidi, Lucania Fidi, Banca di Credito Cooperativo e Banca di Taranto hanno voluto assolutamente condividere questo nostro progetto. L'idea è, lo sentivo dalla tua intervista, è proprio far ritornare bambini in un certo qual modo la gente che ci accoglie per strada. È un'iniziativa che ci vedrà presenti delle direttrici commerciali importanti della città. Oggi abbiamo iniziato con Cesare Battisti, poi saremo in via Liguria, poi in via di Palma. Non abbiamo dimenticato le periferie e come periferia abbiamo preso via Unità Italia, via Europa, sulla zona di Talsano, dove lì ci sono importanti attività commerciali che stanno avviando un processo commerciale interessante. La parola Natale insieme è quella da sottolineare, perché insieme abbiamo voluto fortemente questa iniziativa e penso che sia l'inizio di un percorso che va al di là della semplice iniziativa natalizia, ma che ci vedrà su altri progetti insieme con gli enti e con i main sponsor che noi abbiamo voluto chiamare in questo Natale.